Dipartimento Agrare oggi è una struttura multidisciplinare che custodisce una grande e importante identità scientifica e culturale, diciamo, del meridione, del mezzogiorno, ma anche un grande patrimonio museale. Noi qui abbiamo al Dipartimento ben 5 musei più un museo archeologico che è il Museo Ercolanense. È una memoria napoletana perché non si limita ovviamente solo al circondario, al territorio di Portici o della parte sud di Napoli, ma una memoria che si è accumulata in circa 150 anni di storia in cui in questo sito hanno studiato e lavorato importantissimi scienziati e ricercatori. Tanto per dirne uno, l'economia agraria è nata qui a Portici. La particolarità risiede nel fatto che della medesima opera, nello stesso luogo, e cioè qui al Dipartimento di Agraria, siamo in possesso di due edizioni entrambe antichissime, una del 1574 e l'altra del 1603. Quindi ci rendiamo conto che effettivamente è una particolarità di cui poche altre istituzioni possono farsi vanto. È un caposaldo, diciamo, della classicità, e quindi tutti ricorderanno che Plinio in quest'opera aveva racchiuso una serie di notizie riguardanti la storia naturale, ma anche il costume, ma anche il folklore, ma anche le tradizioni. Quindi è una summa che è pervenuta sino a noi, conservando tutto il carico di nozioni interessanti e di cui tutti attualmente possiamo godere.